Abbiamo il collegamento da Firenze, Silenzio parla agnese, vediamo se il nostro inviato che cura questo collegamento è pronto. Pronto Firenze? Firenze pronto? Sì, pronto! Ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori! Al nostro super inviato da Firenze, Erimo, che ci presenta sempre qualche novità. Allora, le novità di questa settimana dalla Toscana quali sono? Accade Sì, tutto in Toscana in questo periodo, cosa sono sta? successe un sacco di cose. Allora, per Insomma. esempio, la Costa Concordia di cui abbiamo parlato in passato, no? C'è stato il processo e c'è stato il sopralluogo di Schettino sopra la nave, sopra la Costa Concordia. So se, ci sono state anche tutte le foto, hanno fatto vedere, praticamente erano tutti col casco, mentre Schettino era fisso al cellulare senza Incredibile. Ho casco. visto i giornalisti come avvoltoi tuffarsi sulle dichiarazioni di Schettino, ma lui incavolato come una belva. Com'è andata? Ma più che altro lui era al telefono con De Falco, quello Ah! della capitaneria di Livorno, non so se ti Schettino, ricordi quella torni a bordo! parte che faceva. Sì, era lui, gli diceva, Stavo. sì, De Falco, sono risalito, sono sopra ora, sono risalito, sei contento, insomma, diceva. Insomma, vabbè, ti fa per dire, ha fatto molto notizia, c'erano giornalisti un po' da tutto il mondo. Ma in primis, diciamo, la cosa più importante è che abbiamo il Presidente del Consiglio, abbiamo Renzi, Presidente del Consiglio. Uragano Renzi, speriamo che Alla no. fine è diventato presidente, alla fine è diventato presidente e ha. Ha fatto una magia, prendi la carta, prendi il voto, non prendi il voto, insomma. Sì, no, aveva promesso a Letta, sta tranquillo, e infatti qua stavo tranquillo alla fine. E insomma, allora, io ho qui come Cioè, ospite. praticamente è stata fatta un'operazione senza. Un'operazione particolare perché Sì. ci sono stati anche vari passaggi, no? Tra il vecchio Presidente del Consiglio e quello nuovo in passato, insomma ci sono anche le foto, si trovano tra Berlusconi, Monti, Prodi, insomma si fanno il passaggio stringendosi la mano e sorridendo, no? Invece quest'anno proprio i due Presidenti del Consiglio a passaggio di consegne proprio erano freddissimi, proprio si guardavano in maniera incagnesco proprio. Io dico, ma chissà che rivalità c'è tra questi due schieramenti che si scambiano questa girata qui, la presidenza. Ma altre cose toscane? Allora, no, come ti dicevo, io qui come ospite è un'esclusiva perché a lei non piace rilasciare interviste, gli piace avere un profilo basso, insomma, io sono andata a prenderla proprio all'uscita della messa perché lei tutte le domeniche è molto osservante, insomma, Una cattolica, tre figli, Sì, con insegna. quattro bambini e tutto. Allora, è proprio in esclusiva per voi, per Prima Radio, No, 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 abbiamo no, non la dirlo, non dirlo, aspetta, moglie. aspetta, non dirlo perché il regista, se no mi licenzia. Stai lì, Sto qui. ascoltiamo una posizione, la posizione numero 6 e subito dopo ce la presenti, ok? Allora, Ok. ascoltiamo Pharrell Williams con Happy alla posizione numero 6. Happy! Pharrell Williams alla posizione numero 6 della nostra Hit Weekend. Allora, abbiamo in collegamento Firenze, perché la Toscana in questo periodo veramente è sempre in pole position nelle informazioni, grazie anche a Renzi. Quindi vediamo un po' cosa il nostro Erimo ci stava presentando, un'esclusiva assoluta, una primizia su Prima Radio. Pronto? Sì, allora molto veloce perché come ho preannunciato lei non è avvezza, diciamo, alle interviste, quindi signore e signori, silenzio, parla Agnese. Silenzio. Pronto? Buongiorno Agnese, come sta? Lei è Sì, pronto, Agnese? buongiorno, sì, sono Agnese. E com'è? Quale buon vento? Noi la ringraziamo innanzitutto per aver accettato questa esclusiva senza ingaggio. Volevamo che lei dicesse un qualcosa perché so che non è molto appariscente, ma comunque lei è un No, personaggio. infatti, guardi, per me è stato un po' un trauma anche per venire a rispondere al telefono, guardi. Cos'è Però successo faccio nella sua vita? questo sforzo e ora Matteo, io e Matteo ci si vede molto poco, di molto poco. E considerando che 20 anni si sta insieme, siamo passati tutto il tempo insieme, e guardi, io le dico una cosa, per me è molto difficile stare lontano da Matte. E poi un'altra cosa.
c'è da considerare le mie esigenze di donna, no? Certo, no? Non so come. Io l'idraulico in casa nostra è già belle venuto 3 volte. Ah no! No, ma senta. Ora non so io come fare, perché io a Roma non ci volevo andare. Ecco, perché? Proprio questo volevo chiederle. Perché a Roma non ci vuole andare? Perché figlioli hanno instaurato dei rapporti d'amicizia qui a scuola, hanno i loro amichetti, queste cose qui, no? E ora ha visto, io sono cattolica, una boy girl, no? Sì, giustamente, brava. E quindi ho le mie abitudini, siamo di Pontassieve, ci sta tutta la comunella lì, no? Lei alla domenica va alla messa, giustamente. Quindi. Io a Roma non mi garba tanto, però sono preoccupata perché poi c'è Boschi là a Roma. Va bene, c'è ma la Boschi, no? Lo so, donna, ma ho sentito i giornalisti maligni. Speriamo bene, giù. Senta. L'idraulico, io chiamo un'altra volta l'idraulico. No, senta, ma io volevo chiederle, come mai lei quando va in giro le chiedono sempre il pass? Cioè, chi è lei? Chi è lei? Perché non mi riconoscono, non sanno chi sono sempre stanno sulle mie, sono sempre stata chiusa in casa io. Tra Rignano e Pontassieve, casa e chiesa, ho visto com'è. E sono stata sempre accanto a Matteo, un come ne penso, se fossi stata un po' più... È un'antidiva. Un po' più con lui, ho capito. Lei è un'antidiva, giustamente deve pensare alla famiglia. È così che si fa, scusi. Bene, sì, allora non so, senta. Ma la famiglia lei anche Matteo. Matteo abbiamo saputo. Noi. Senta, ma lei si è conosciuta con Matteo durante il periodo di tale di Boy Scout, no? Sì, davvero. Ma lei cantava, so che cantava. Possiamo chiudere il collegamento? Cantava, sì. Cosa sì. cantava lei? Cosa cantava? Una canzone si cantava sempre e l'era questa, spesso e volentieri. Ora io non so cantare bene, gliela canto la provi, voce. Provi, concludendo. Gobbo suo padre, gobbo sua madre, gobba fu la figlia della sorella, era gobba. Bata. Allora, cara Agnese, lei ha parlato già fin troppo, quindi chiudiamo. Guardi, c'ho anche sugo sui fuoco, se no mi si brucia, sa. È sempre così, quelle timide, poi quando si scatenano non finisce. Ho capito. Infatti. Cara Agnese, la salutiamo, mi raccomando, vada a vivere a Roma. Arrivederci, vada a vivere a Roma tranquillamente. No, non ce la fa, guardi. L'Italia ha bisogno di una donna che conti. È troppo caotica quella città.